Buongiorno, ben trovati come ogni lunedì alle 10.30 su Padre Pio TV, in realtà solo da lunedì scorso per essere precisi, con il nostro nuovo programma La regola della sostenibilità da Francesco a Francesco. Con me in studio Fra Italo Santagostino che saluto subito. Buongiorno carissimi, benvenuti tutti voi in questo nostro appuntamento che ci vede in cammino verso una comprensione sempre più profonda di questi che sono temi molto molto attuali che abbiamo sempre magari sentito parlare anche un po' distrattamente perché sono complessi e che qui vogliamo un po' sviscerare e sempre riportare e ricondurre a ciò che Papa Francesco ci indica essere un punto di, di riferimento fondamentale che è Francesco d'Assisi. Assolutamente sì, questo perché la nostra trasmissione accompagnerà attraverso i dogmi cristiani, tra cui appunto quelli della fratellanza francescana caratterizzanti la vita di San Francesco e San Pio, i principi della sostenibilità a cui l'intera umanità è invitata e chiamata sempre più ad applicarli quotidianamente. Tutta la nostra tv in realtà si sta orientando verso un approccio sistemico della sostenibilità cristiana alimentata dagli insegnamenti puntuali di Papa Francesco e della sua visione sull'economia. Questa settimana, poi, fra Italo in maniera particolare, il 4 ottobre, il Papa pubblicherà l'integrazione della sua enciclica Laudato Si, e si terrà il 6 ottobre il suo appuntamento annuale proprio con questi temi all'interno di Economy of Francesco. Tratteremo questi argomenti eh, tra l'altro in modo più sistematico con il diretto contributo del professor Giuseppe Pio Macario, nostro direttore generale, studioso e autore sui temi della sostenibilità che svilupperà una serie di interventi a partire dalla prossima settimana proprio su questi temi, per cui restate sempre collegati con noi perché approfondiremo questo viaggio nella sostenibilità cristiana attraverso nomi e ospiti autorevoli, tra cui quelli che abbiamo anche oggi. Esatto, vorrei subito introdurre oggi qui con noi il professor Pietro Maranesi, un confratello cappuccino. Buongiorno professore buongiorno, professore, fratello chiamami non fratello professor. sì, però per anche, anche professore io eh, vorrei introdurti non con i titoli accademici per oggi perché il primo blocco di questa trasmissione vede proprio un approfondimento che porti direttamente alla fonte che come ho detto prima è Francesco D'Assisi il mio confratello Fra Pietro è una delle voci diciamo molto molto uso questa parola che può essere antipatica a un francescano potenti di quello che può essere il messaggio francescano e lo è perché è veramente frutto di un grande amore che fra pietro ha verso questo confratello vissuto indietro indietro nel tempo queste sono mie intuizioni personali leggendo i suoi scritti che gli ha cambiato la vita e che quindi ama e vuole conoscere molto da vicino e far conoscere quindi Frappeto benvenuto, noi veramente siamo molto molto contenti che tu ci possa arricchire di questo tuo amore che hai per Francesco. Grazie, spero di non deludervi allora. Venendo diciamo all'argomento di oggi, noi abbiamo visto che Papa Francesco nella Laudato Si pone un legame molto molto forte tra quella che è l'ecologia e la giustizia sociale. Ecco Francesco era uno che passandomi il termine, non rompeva troppo le scatole agli altri, ma partiva sempre da se stesso. E forse questo è uno dei più grandi punti saldi del suo messaggio e del suo modo di evangelizzare. Ecco, che legame c'è poi tra questa povertà che Francesco sceglieva e come ha contagiato il mondo? Qual è il significato che ha portato, in modo tale che noi facciamo di Francesco uno dei modelli anche per l'ecologia e per la giustizia sociale? Una domanda grande. Quanto, quanto il mondo quasi, no? però mh, prima di tentare di dire una parola su quanto mi chiedi, a me sembra necessario quando si parla di giustizia, di giustizia sociale e dunque di tentare di metterci dentro anche Francesco, bisogna ricordare che il concetto di giustizia nostra, almeno quella sociale, non era così, non è così uguale a quella che avevano al tempo di Francesco. Oggi la nostra è una giustizia distributiva. Non direttamente o esclusivamente legata alla ritribuzione, cioè se tu puoi ricevi, se non puoi non ricevi nulla. Oggi diciamo no, tutti devono avere un minimo giusto per una dignità della vita, almeno in Occidente è un po' il nostro modello sociale, in America per esempio è un po' diverso. E, al tempo di Francesco c'era una giustizia, tra virgolette, Retributiva, chi se lo poteva permettere mangiava e beveva e stava bene, gli altri vivevano una vita di povertà e il 90%, l'80% viveva nella, nella sussistenza, cioè sopravvivevano, i servi della gleba, in fondo. No? Il concetto di giustizia sociale a tutti quel minimo necessario per dare dignità è una categoria molto moderna. Ora, Francesco entra, vive in quel periodo e non ha una categoria di giustizia sociale secondo la nostra visione non c'è un impegno sociale per mettere giustizia questo avverrà, inizierà diciamo dal Cinquecento in poi insomma, la santità che si occupa della povertà della gente no? al tempo di Francesco Francesco cosa fa? Francesco cambia di posizione cioè, il concetto di giustizia per lui era mettersi accanto agli ultimi, vivendo un rapporto nuovo con se stesso e con il mondo, perché questo gli avrebbe dato una risposta di senso, di gusto, di compimento alla propria esistenza. Ok, Senza quindi possiamo improvvisi... dire che Francesco non, non fa questo primo passo verso i poveri perché la società ha questa sensibilità, ma lui personalmente, dal punto di vista spirituale, capisce che lì anche lui riceve qualcosa. Cioè non per fare giustizia sociale, ma perché sente che lo spostamento sociale dall'alto di Assisi verso il basso, giù tra gli ultimi, inizia con i lebrosi, diremo una parola che è necessaria, costituiva un riposizionamento giusto per la sua persona. Cioè là trovava una risposta adeguata alla sua, ai suoi bisogni di giustizia, diciamo, e personale in rapporto a Dio e in rapporti ai fratelli. Per cui non era un atto di rivoluzione né un atto di sovvertimento eh, di tipo sociale o rivoluzionario nei rapporti delle strutture sociali. Perché altrimenti ci faremo delle confusioni, non, non diremo cosa di storicamente vero né potremmo poi fare di Francesco un modello perché di fatto non ha mai fatto qualcosa effettivamente efficace per eliminare le ingiustizie. Allora, però stranamente, visto lo stile di vita di Francesco, perché il nostro secolo, soprattutto, il nostro Papa, lo sceglie e pone le sue parole come quelle che danno il via a questa enciclica, che però parla di questi temi. Ma sai perché? Perché Francesco è partito dal luogo dove bisogna ogni volta ripartire, perché altrimenti non c'è possibilità neanche di fare delle scelte buone ed efficaci a livello sociale. È partito Francesco di Assisi e oggi il Papa ci ricorda che bisogna ripartire da lì, è partito dal proprio cuore, cioè rientrare là dentro e vivere una consapevolezza e dunque una responsabilità con se stessi e con ciò che ci circonda. Ora il Papa è partito da Francesco perché Francesco ha fatto questa operazione tanto semplice quanto fondamentale. Se non si riparte dal proprio cuore e non si capisce chi siamo e chi dobbiamo o vogliamo essere, e dunque esplicitare a noi stessi il modello antropologico della vita, e dunque poi con coerenza viverlo successivamente, questa è il, la questione forte che ogni, in ogni epoca si ripropone. I problemi sono quelli che sono, ma bisogna partire dal cuore e dall'intelligenza per affrontarli. Dimmi quale cuore e quale intelligenza hai. E ti dirò quali saranno le soluzioni che adotterai. Francesco, non l'ha adottate da Sisi perché era un'altra epoca, ma se diresse oggi cosa ci direbbe? Eh, questa è una domanda molto interessante. Uh -huh. Che ci direbbe Francesco oggi, rispetto a, non dico tanto le tragedie a livello di portata mondiale, rispetto alle quali tutti noi ci sentiamo molto, molto piccoli. Ecco, Francesco, verso la persona della porta accanto che cosa direbbe effettivamente oggi o leggendola laudato sì ci direbbe una cosa preliminare ripeto che poi è l'essenziale per andare oltre cioè accorgiti accorgiti che qualcuno è accanto a te e ha bisogno di te sulla strada c'è uno riverso ai margini bastonato dalla vita in fondo quella esperienza che Francesco pone all'inizio della narrazione di sé, noi abbiamo quel testo famosissimo, importantissimo, nel quale Francesco racconta un po', un, fa un po di autobiografia, e che cosa dice? Cosa è avvenuto all'inizio? Io mi sono accorto, o meglio, poi il Signore mi ha condotto tra loro, ma io mi sono accorto degli ultimi che erano giù nella vallata, chiusi in un ghetto, perché lebrosi, e là dentro ho, non trasformato quella situazione quelli sono rimasti lebrosi ma ho, ho avuto una possibilità nuova di collocarmi eh, con me stesso e con la situazione intorno a me me ne sono preso cura eh, la parola strategica che Francesco usa ebbi misericordia il cuore che si accorge dei miseri ed è un cuore che si dona ai miseri questo è il punto di partenza Ecco, questa è quella che Francesco eh, ci propone come sua esperienza forte, proprio nel suo testamento parliamo dell'ultimo periodo della sua vita. Adesso per presentare anche un tuo lavoro molto molto bello e curato, appunto sugli ultimi tre anni della vita di Francesco, tu hai preparato un libro, si chiama La via di Frate Francesco, gli ultimi tre anni della vita del santo, proprio anche in occasione di questi centenari che noi siamo, otto centenari che stiamo celebrando. Che cosa c'è di prezioso nelle ultime? Eh, negli ultimi momenti della vita di Francesco, che vale la pena sottolineare per arricchirsi? In fondo, Francesco, negli ultimi tre anni, ritorna a toccare la terra. A volte abbiamo un'immagine dell'ultimo Francesco, appunto le stimmate, una santità perfetta, senza più problemi, ormai volava come un serafino. Io credo che invece gli ultimi tre anni siano stati anni molto, molto complessi. Ha dovuto toccare di nuovo la terra la terra della sua fragilità, la terra delle sue paure, la terra delle difficoltà relazionali con i fratelli e in quella terra povera ripiantare il suo seme evangelico. Dunque ricominciato, ha ricominciato a riproclamare il nome del Vangelo quando la vita sembrava in certi momenti tradirlo alla fine ed erano... Sappiamo per certo che si parla di un periodo di grandi tentazioni, diremmo di grande tribolazione, ma è quella tribolazione che lo fece diventare definitivamente un uomo evangelico, cioè definitivamente frate, Francesco. Grazie Fra Pietro, veramente prezioso il tuo contributo stamattina. Invitiamo quanti volessero approfondire grazie. la conoscenza di Francesco negli ultimi tre anni, appunto, eh, recuperando il tuo libro e immergendosi nella sua lettura, però rassicuriamo tutti i nostri telespettatori perché tu tornerai a farci visita nel nostro programma per continuare a guidarci sulla via di Francesco. Grazie a tutti voi. Ciao Fra Pietro, grazie. Saluto, ti pace bene. Noi diamo la linea alla regia solo per qualche istante e poi torniamo subito insieme. Molto, molto bello il confronto con Fra Pietro Maranesi, che ci ha lasciato un sacco di spunti fra Italo. Sì, anche perché noi eh, della nostra generazione abbiamo conosciuto Francesco, a volte tramite uno spettacolo, tramite qualche espressione artistica. E questo sì, ci ha restituito un'immagine di Francesco, ovviamente aderente al suo carisma, però per certi versi incompleta. Molto ci arriva da Francesco dai testi, dallo studio di questi testi, dal suo contesto storico, quindi a volte ci stupiamo della novità, della bellezza e dell'arricchimento dello studio della vita di San Francesco che ci regalano questi nostri confratelli e tutti gli studiosi di Francesco. Anche perché come ci ricordava Fra Pietro, stiamo parlando di 800 anni fa. Eh, Francesco viveva in una società sensibilmente diversa da quella che viviamo noi oggi e forse proprio per questo il suo esempio è ancora più forte, potente. come Dicevi prima tu, e mi è sempre piaciuto pensare a San Francesco come una persona estremamente curiosa e molto empatica. E quindi, ascoltando Fra Pietro, credo ecco, che questi due mm. aggettivi li calzino a pennello. Chissà, non lo possiamo dire effettivamente. <ride> se fosse curioso e empatico, sicuramente aveva una grande sensibilità verso gli altri. Gli altri li sentiva, gli altri non li ignorava e soprattutto nel loro esprimersi nella povertà, ecco lui vedeva Cristo e allora sapeva che cosa fare, insomma perlomeno ci provava con una grande spontaneità, cosa che magari per noi è difficile, noi dobbiamo pensare molto prima di agire, lui una volta che aveva individuato partiva. Che bello. Noi per passare da Francesco d'Assisi a Papa Francesco, come recita il sottotitolo del nostro programma, vorremmo commentare delle immagini ad un video che la nostra regia, vedo, ci sta già proponendo sul maxi schermo e che presto vedrete anche voi a tutto schermo. È un video tratto da Vatican News, per cui chiederei alla regia di lanciarlo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. No <laughs> Nós realizamos desde 2009 a sessão de limpeza do Rio para conscientizar a população local, mas também para a criação, onde nosso Deus Que Deus bendiga e não se olviden de rezar por mim. Eccolo qui. Come avete letto in chiusura di video, Laudato Si è stata promulgata il 24 maggio del 2015 e ha avuto un impatto profondo non solo all'interno della Chiesa Cattolica ma anche nel mondo intero. Affronta temi cruciali come la cura del nostro pianeta, la giustizia sociale e la, respons e la responsabilità di sentirsi abitanti di una casa comune. Sì, stiamo utilizzando molte volte questo nome, laudato sì, stiamo nominando molto molto spesso questo laudato sì senza magari dire chi è, magari per le persone a casa è molto importante riuscire un po' a inquadrare, iniziare a capire il contesto. Laudato sì è un'enciclica, un'enciclica di Papa Francesco e che punto parte da questa consapevolezza. Noi abbiamo detto che San Francesco vedeva gli altri, ascoltava gli altri, vedeva i problemi, le necessità. Papa Francesco sente un grido, sente il grido della terra, il grido del nostro pianeta e sente il grido dei poveri. E allora avverte la necessità di pastore di educarci e di dirci qualcosa di importante rispetto a questi temi, il grido della terra e il grido dei poveri. E già dal nome, Fra Itolo, si sente questo profumo francescano molto forte. Sì, Laudato sì, eh, Papa Francesco attinge direttamente dal repertorio, oso dire io, di San Francesco d'Assisi, perché Laudato sì è proprio l'inizio delle strofe del Cantico di Fratesole. Laudato Si, sì, mi Signore, e Francesco Loda. Francesco eh, è in un abbraccio di amore verso il creato e verso le creature. E quindi. Eh, lui stesso, il Papa, ci indica tramite questo citare San Francesco che lì c'è un tesoro da scoprire. Quindi non una scelta casuale ma assolutamente. È assolutamente voluto. una scelta mirata come anche il nome stesso di Francesco Papa, che vuole insomma puntare il suo dito spirituale verso quest'uomo del Medioevo che è ancora vivo tra noi oggi. È appunto lo strumento di un'enciclica che è semplicemente una lettera che il Papa promulga, prepara e pubblica per. L'umanità intera, non solo la cristianità, e lì ci dice cose importanti. Ora, laudato sì è molto complicata, io non mi aspettavo una cosa del genere, perché attinge proprio a statistiche e alla concretezza del vissuto e noi man mano riusciremo magari ogni tanto qualche piccola perla a poterla snocciolare, come questa che leggiamo magari alle nostre spalle. Ci dice il Papa la crisi ecologica. È un appello a una profonda conversione interiore, quella della quale parlavamo con il professor Maranesi precedentemente. La gratitudine per la creazione deve portarci a scoprire nel nostro intimo il fondamento etico e la struttura necessaria che danno senso alla vita. Ecco, questa crisi ecologica può essere un'opportunità, è un appello, dice il Papa, un appello a scavare un po' dentro a vedere come è fatta la nostra società perché sta andando in queste direzioni e come è fatto il nostro cuore perché come ci insegna francesco diciamo anche da quello che abbiamo scoperto oggi è inutile cercare di fare rivoluzioni eh, di fare violenza anche alla società di criticare la società quando poi il nostro cuore rimane identico allora il nostro cuore è un punto di partenza e deve portarci a scoprire no torniamo alla, alla citazione di prima nel nostro intimo il fondamento etico e la struttura necessaria che danno senso alla vita. Tutto questo parte per Papa Francesco dalla gratitudine per il creato. Ecco. Una, una connessione potente poi con il creato e quindi con i temi appunto della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare, tutti i temi che come dicevamo anche in apertura approfondiremo con grandi voci eh, sia del mondo della Chiesa Cattolica sia di esperti come il nostro general manager, il professor Giuseppe Pio Macario, che approfondendo pian piano la conoscenza di quelle buone pratiche sia del mondo dell'associazionismo che del mondo della uh, produttività che si fanno interpreti di questi grandi temi, perché se non riusciamo ad applicarli nella vita quotidiana poi riman rimangono solo grandi proclami. E tutto parte da questa gratitudine, dice Papa Francesco, quindi c'è da chiedersi, facciamoci anche un po' un esame di coscienza, siamo contenti del creato, siamo contenti di quello che abbiamo ricevuto, siamo contenti del mare, del sole, delle stelle, dell'acqua, siamo contenti del fatto che abbiamo l'ossigeno, cioè ci sono tante cose che ormai sono date per scontate e divengono talvolta oggetto di consumo un po' sfrenato, però ecco qui eh, un po' il ritorno alla gioia del possedere qualcosa gioia che chissà se effettivamente è ancora nei nostri cuori o se ormai è tutto scontato il fatto di avere un pianeta su cui vivere lo spazio è enorme e finora ne abbiamo trovati molto molto pochi con le Vero. caratteristiche del nostro poi quel senso di, di gratitudine è effettivamente indispensabile per far aumentare la nostra consapevolezza della bellezza nella quale viviamo, di cui siamo circondati, del nost della nostra responsabilità nel tutelarla anche per le generazioni future, come dicevamo uh -huh. l'altra volta no? in apertura, il mondo che viviamo dobbiamo anche preservarlo per chi verrà dopo. A proposito di spunti di riflessione avevamo un altro breve video che volevamo con, uh, condividere con il nostro pubblico da casa e magari uh, commentarlo, appena lo vedremo in uh, sovrimpressione, lo lanceremo. Eccolo qui. Ringrazio la regia di Vito Roberto e Giulio e Giovanni che puntualmente ci stanno supportando stamattina. E da parte nostra, come c'è stato prima dell'accordo di Parigi, un forte lavoro. Ecco, sia della diplomazia e eh, poi anche del Santo Padre direttamente con la Laudato Si sì, noi dobbiamo accompagnare eh, questo, questo processo e stimolare proprio diciamo, la sua traduzione, la sua traduzione in pratica, perché finora io credo che ecco, ci sono ancora molti passi da fare, da parte di tutti, ecco, da parte dei governi prima di tutto certamente, ma poi come sempre noi abbiamo sottolineato soprattutto questa opera di educazione e di cambiamento dello stile di vita, ecco, che sono alla base di ogni, di ogni soluzione, non bastano, cioè ci vogliono, sono necessarie le soluzioni tecniche, ma c'è bisogno anche di questa nuova mentalità, di questa nuova cultura. I cristiani hanno una responsabilità nei confronti del creato, proprio perché hanno una responsabilità nei confronti del creatore eh, di cui il creato è opera, quindi anche la natura viene vista nella sua relazione con Dio e mi pare che questo comporti Appunto, ed esiga da parte di tutti i credenti e dei cristiani in particolare ecco, una, un impegno molto forte. Ecco, qui era eh, Pietro Parolin che raccoglieva ancora questi sentimenti che hanno una parola, urgenza. Ecco, inizia a esserci questo: una parola di non attesa e soprattutto ognuno la propria responsabilità. Noi come cittadini ci stiamo impegnando come cristiani ci stiamo impegnando a riscoprire questi valori e a orientare il nostro cuore verso la gratitudine e il creato una maggiore consapevolezza ispirandoci a Francesco D'Assisi la nostra parte è questa ma c'è la parte dei governi e quindi anche loro vanno sollecitati in una certa maniera a orientarsi verso questo tipo di sensibilità e questo tipo di bellezza da restituire al nostro pianeta e ai nostri fratelli e sorelle e poi ci sono le buone pratiche di cui parlavamo prima Prima, una di queste è rappresentata dalla comunità Laudato Sii di San Giovanni Rotondo che già lunedì scorso si presentava a noi attraverso la sua referente eh, Maria Stella Allemanno e eh, che eh, lanceremo nel prossimo eh, blocco. Eh, lasciando lì lo studio per eh, proprio accompagnarci nei temi cari alla uh, comunità Laudato Si. E poi in conclusione invece avremo la testimonianza di Fra Antonio Lauriora per parlarci della mensa dei poveri di San Pio da Pietralcina a Foggia, per cui restate con noi non andate via. Grazie Toni e grazie Fra Italo. Eh, anche oggi siamo qui. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Anche oggi siamo qui con la comunità Laudato Si, con questo spazio dedicato appunto alle comunità Laudato Si. E questa volta diciamo giochiamo in casa perché vi raccontiamo la storia della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Questa comunità che nasce ormai tre anni fa, il 25 novembre prossimo sarà il nostro terzo compleanno. E quindi nasce questa, questa comunità in piena pandemia, nel 2020. Nasce per un, con un gruppo di giovani che sono incuriositi, appassionati dalla, dalla proposta del Vangelo, ma desiderosi anche di portare il Vangelo in mezzo alla, alla, alle strade. Qui abbiamo con noi Anna Paola e Giuseppe che eh, sono dei rappresentanti della comunità Laudato Si e loro ci racconteranno un po' eh, che cos'è eh, cos questa comunità quello che, quello, che, quello che facciamo, quello che stiamo vivendo quello che abbiamo vissuto in questi tre anni e quello che faremo prossimamente eh, Prego, raccontaci Giuseppe che cos'è che cos questa comunità che cosa facciamo okay, allora, Buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Bio TV, allora diciamo che noi partiamo dal, dall'adorazione con Gesù Caressia, quello è il nostro punto di partenza, in cui ci incontriamo ogni settimana per stare intorno appunto al Signore e prendere l'energia e la forza per poi andare a portare il nostro messaggio eh, nella, nella provincia, nelle realtà che ci competono. Diciamo che tra le collaborazioni che abbiamo avuto possiamo dire che abbiamo collaborato con i fratelli della, della stazione, un'associazione che svolge il proprio servizio a Foggia con le persone senza dimora, praticamente portano dei sorrisi, diciamo, del latte a, a queste persone nelle, nelle, nelle serate. Poi praticamente portiamo anche indumenti e um, oggetti di vario genere eh, alla, <coughs> nella necessità delle, delle persone bisognose che sì, ci fine. contattano uh -huh. e, um, e quindi portiamo diciamo, questa, anche questa, queste cose qui. Poi abbiamo dei tempi forti diciamo, della comunità, de, dei tempi di riferimento. Da un paio di anni abbiamo iniziato l'esperienza del trekking ecobiblico in cui approfondiamo la parola di Dio, eh, la fraternità e la contemplazione diciamo, del, della natura e del creato. Poi a settembre abbiamo il tempo del creato, mentre a maggio c'è la settimana della biodiversità. Diciamo, queste sono le attività un po' principali che... Queste, queste attività, Anna Paola dici: attività sì. sono attività che rientrano tutte nel campo dell'ecologia integrale, no? di questo sì. grande contenitore che un po' Papa Francesco ha aperto e che noi, a cui noi afferiamo. Eh, L'ecologia sì. integrale, appunto, è questo, proprio, proprio questo. Sì, questo il Papa tante volte ha spesso ce lo dice e continua a dircelo, il grido del povero e il grido della terra sono un unico grido e questo è quello che noi cerchiamo di fare, ascoltare questo unico grido e tentare di dare una risposta, e, mh, questo quindi sia a livello sociale sia a livello ambientale, facendo queste, questi percorsi nella natura, ma anche dando voce a delle realtà, in, ad esempio delle aziende locali eh, che lavorano oh, in maniera sostenibile, quindi eh, portando avanti questo, oh, questo modo di rapportarsi alla terra, alle risorse della natura, proprio perché l'ecologia integrale è, come ci dice il termine stesso, è il rapporto tra l'ambiente e i membri che ci sono in questo ambiente: quindi la natura, la terra, gli animali e le persone noi. È bello perché le comunità, laudato sì del mondo, fanno perno su due principi: che sono l'intelligenza emotiva e non normativa e l'austera anarchia. Questa intelligenza affettiva è proprio il fatto che um, le relazioni contano all'interno di queste comunità. Um, vogliamo andare um, oltre uh, degli statuti, dei regolamenti che è vero sono importanti, ma la cosa che più uh, fa andare avanti il lavoro di queste comunità è proprio il creare delle relazioni fra noi. Tutto nasce dalle relazioni di amicizia, da relazioni di. Di amore, il volersi bene e fare le cose insieme mai da soli, e dove comunità all'interno delle quali ognuno mette a frutto i propri talenti dove si può sbagliare e senza pagare per questo, e dove ognuno può esprimere al meglio sé. E poi appunto questa austera anarchia. E, abbracciare uno stile austero e sobrio. Oh, il Papa ci dice. Meno e di più, meno, meno beni, meno case, meno um, cose materiali per uh, avere invece, vivere invece più relazioni, uh, più um, amore verso il prossimo. Ecco, queste sono i due, le due m, colonne delle comunità Laudato Si sì, che fanno andare avanti uh, questi uh, laboratori di ecologia integrale e questa è la forza delle comunità laudato sì ecco avete sentito un po' quello, tutto quello che facciamo avete visto le immagini sono, sono tante sulle, sulle varie attività e, volevo semplicemente ribadire quello che diceva Anna Paola no? aderiamo alla rete delle comunità laudato sì in Italia ma nel nostro territorio in maniera anarchica cioè nel nostro territorio scegliamo no? in maniera libera in maniera uh, fluida, che cosa va meglio, cosa è meglio fare, cosa è meglio proporre, legandoci sempre al territorio, però mantenendo questo appunto stile di austerità. C'è una cosa che ci caratterizza, che è bello raccontare a chi ci vede per la prima volta, che sono un po' le messe laudato sì, questo, questo piccolo movimento che si sta creando. Siamo partiti tre anni fa con una messa Laudato sì in cui c'era tanta gente, poi messe meno partecipate e, e via via. Sono occasioni per noi per riscoprire quello che uh, Padre Franco, il nostro vescovo, um, chiama l'amato Gargano. Ecco, sono, Una volta al mese organizziamo queste passeggiate scegliendo un percorso, un sentiero del nostro Gargano e um, che concludiamo poi con una messa all'aperto con il nostro assistente sociale Don Pasquale Paloscia. E sono occasioni per um, fare, darci delle, delle, delle parentesi nella nostra vita quotidiana, per contemplare il, crea il creato, contemplare il fratello, quindi fare fraternità e contemplare il padre, il creatore. Nelle encicliche è scritto proprio questo: noi partiamo da questo, no? La, il mondo non è solamente un insieme di problemi. Queste sono le comunità, laudato sì. Il mondo non è un insieme di problemi. Il mondo è anche un mistero gaudioso da contemplare: c'è della bellezza. E noi ce ne andiamo in giro per il Gargano, a volte. È... A lungo facendo il trekking, come diceva Giuseppe, per più, più giorni, a volte solo per un pomeriggio, per qualche ora. Ce ne andiamo in giro sul Gargano ah, per contemplare questa bellezza e partire da questa bellezza per poi, mm -hmm. eh, appunto, contaminare di bellezza il, il mondo. No? E siamo eh, um, persone che eh, partiamo da, questa, da questo assunto dell'enciclica. Eh, sappiamo che le cose possono cambiare e su questo lavoriamo ci affatichiamo e eh, eh, costruiamo tante reti tante relazioni eh, basate tutte, tutte su questo eh, noi vi aspettiamo a san giovanni vi, vi come come comunità laudato si sì, vi eh, apparteniamo come vedete alla alla rete delle Comunità Laudato Si in Italia. E qui a San Giovanni c'è la nostra, nel Gargano Nord ce n'è un'altra comunità Laudato Sì e noi vi aspettiamo qui. Vi chiediamo, abbiamo, eh, ringraziamo Padre Pio TV per questo spazio che ci ha dedicato perché il primo, la prima, il primo fine delle comunità laudato si è sensibilizzare. Quindi noi siamo contenti di essere qui, di utilizzare questo spazio per raccontarvi non solo quello che facciamo ma quello che è il mondo dell'ecologia integrale in Italia. E non solo, ehm, vi, vi, siamo sui social: no? sì. 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 abbiamo la nostra pagina Instagram e Facebook, eh, La Dotosi San Giovanni Rotondo e quindi ci potete seguire sui social sì. e poi quando siete a San Giovanni Rotondo possiamo sicuramente incontrarci. Sì. Vi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e lasciamo la linea a Toni e a Fra Italo per il resto della, uh, della sì. trasmissione. Grazie e ci vediamo la prossima settimana. Ritorniamo in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo, questa è la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco con me in studio Fra Italo Sant'Agostino per accompagnarci in questo bellissimo viaggio sul tema della sostenibilità cristiana e sociale. Fra Italo. Abbiamo un'altra buona pratica che ci eh, tocca molto da vicino, quella di cui parleremo tra qualche istante, ti lascio il piacere di presentarla. Sì, questo è il momento della pratica appunto. Abbiamo detto sì, cambiare il cuore, andare incontro, fare dire. C'è chi lo fa, c'è chi lo fa e questa è un'esperienza bellissima che sta andando avanti all'interno anche proprio del nostro ordine di, e del nostro impegno come Frati Cappuccini ed è della mensa, la mensa dei poveri, una realtà esistente a Foggia. E che è appunto questo bellissimo servizio, quello di riuscire a procurare un pasto caldo a chi bussa a quella porta. Ci sono i nostri frati impegnati lì in prima linea e oggi vogliamo subito conoscere Fra Antonio Lauriola che è in collegamento con noi. Ciao Fra Antonio! Paci bene, buongiorno! Pace e bene a te e grazie per l'importante servizio che prestate alla Mensa dei Poveri di Foggia, intitolata proprio al nostro amato San Pio da Pietrelcina. Quando nasce la Mensa, come nasce? Allora, l'esperienza della Mensa dei Poveri nasce diciamo, in una maniera molto semplice. Eh, negli anni Sessanta, già eh, un fate questo frate, fa Massio, che lui eh, si occupava anche eh, della portineria. Uh, quindi di aprire e chiudere il convento e la gente in convento alla posta del convento, uh, porta del convento uh, si accorse che praticamente c'era la presenza di, 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 di gente bisognosa che si avvicinava alla posta del nostro convento e lui maniva molto semplice all'inizio a dare giusto un panino o un pasto caldo che uh, avanzava dalla, dalla nostra mensa e piano piano questa cosa diventò sempre più regolare e la la gente che si avvicinava a chiedere aiuto al, uh, ai nostri frati uh, aumentava sempre di più, e quindi, in un secondo momento, nasce praticamente proprio la struttura della mensa. Uh, prima era solo una sala, poi è stata uh, naturalmente ampliata. Dove adesso uh, si, uh, si praticamente c'è la possibilità di uh, accogliere anche a sedere delle, uh, di poveri all'incirca un centinaio di, di, di persone a sedere possiamo, uh, possiamo diciamo, accogliere per ogni giorno uh, ecco, Fra Antonio... Tu hai iniziato a fare questo servizio, noi parlavamo prima di San Francesco che si avvicina ai poveri perché sa che lì c'è un tesoro anche per lui, per se stesso. Io chiederei a te, com'è stato iniziare questo servizio? È stato semplice? C'è stato qualche timore, per esempio, da, da sconfiggere? Com'è la relazione con il povero? Um, allora, io definisco la, la relazione con il povero, veramente per me è stata una scoperta. Uh, All'inizio sì, uh, avevo timore di, di come uh, mi dovessi relazionare con loro, uh, ma uh, con il passare del tempo uh, uh, è stata, diciamo, praticamente una cosa automatica. Perché non basta nulla, basta un semplice gesto anche amorevole nei loro confronti. Eh, che mh, eh, è come se tu dai un, un, un uno a loro e loro ti restituiscono il 10. Eh, è è un'esperienza un bellissima perché sembra che tu vai a fare del bene, ma poi con il passare del tempo ti accorgi che sono loro che fanno del bene a te. È molto bello quello che ci hai appena detto, Fra. Antonio. Eh, nel frattempo che ti faccio un'altra domanda, ti chiederei anche di provare a girare la camera per farci vedere un po' la struttura di cui sì. stiamo parlando. Allora, ci dicevi sì. allora, che sono circa 100 i, i piatti sì. che servite quotidianamente, di solito chi è che viene a bussare alla porta della mensa? Allora, vengono a bussare alla mensa persone extracomunitarie, musulmane anche, musulmani anche ma eh, ultimamente c'è stato anche l'aumento di persone anche del posto, anche di Foggia. Eh, quindi non sono solo gli extracomunitari, anche gli italiani, purtroppo. Eh. E adesso se volete vi faccio vedere prima la, eh, diciamo, il luogo dove si cucina e poi vi faccio vedere anche la sala dove distribuiamo i pasti e dove accogliamo la gente. Molto volentieri, ecco. non ci dimentichiamo che veniamo da una pandemia che ci ha eh, portato tanti problemi anche di natura economica per cui... Le famiglie indigenti, magari o bisognose, sono aumentate, per cui una mensa cittadina in una città come quella di Foggia diventa un servizio davvero prezioso e importante. Ecco, sì. intanto vediamo anche ecco, le persone che sono all'opera per preparare i pasti, questa è la cucina, ci sta dicendo Frantonio, e quelle sono le persone sì, che si saluto. occupano ogni giorno di preparare quello che poi verrà ricevuto dai, dai poveri, da chi ne farà richiesta. Fra Antonio, oh, sì. ma è solo il pasto quello che le persone vengono a cercare lì alla mensa o c'è anche qualcos'altro? No, allora praticamente bisogna, bisogna considerare che oltre al, diciamo, alla questione diciamo, del fabbisogno eh, materiale sotto questo tipo di, di povertà. Uh, entro, qui ci sono anche i volontari perché non, uh, uh, che uh, danno ogni giorno il loro servizio qui alla mensa che ci aiutano nella distribuzione dei pasti. Allora dicevo: uh, c'è bisogno anche di un'assistenza anche a livello spirituale di questa gente perché dietro queste, di solito. Di solito, de, la maggior parte delle volte, dietro queste situazioni si eh, nascondono anche delle situazioni esistenziali molto complicate, che hanno bisogno anche del loro supporto. Quindi, eh, oltre diciamo, a questo servizio, oltre al pasto, eh, si necessiterebbe anche di persone che... Eh, Insomma, hanno una solitudine da riempire oltre che uno sì. stomaco da riempire, quindi c'è anche un cuore che è affamato certo. di qualcosa. Allora magari lì è il posto dove entrambe queste necessità possono essere colmate. Come fa Frantonio, certo. una persona che ha bisogno ad avere appunto a poter usufruire del vostro servizio? Allora, qui eh, la cosa è molto semplice: eh, noi non chiediamo nemmeno documenti. Eh, quindi, chi eh, eh, ha necessità si avvicina ogni giorno alla nostra mensa e può chiedere il suo aiuto. Non, e quindi, eh, non solo di rimanere anche a pranzo eh, qui da noi, infatti, vedete, questi sono tutti i posti che mettiamo a disposizione. Uh, C'è anche la possibilità di, di fare dei pasti da sport, loro portano dei contenitori dalle loro abitazioni dove noi mettiamo il cibo dentro questi contenitori e loro molto comodamente lo possono portare anche a casa. Ecco, avete visto in sovrimpressione prima anche eh, i dati eh, della mensa dei poveri, i dati bancari, perché eh, chiunque vuole può contribuire anche con un uh, piccolo gesto per aiutare eh, i frati minori cappuccini eh, a servire questi piatti caldi tutti i giorni alla mensa dei poveri San Pio da Pietrelcina di Foggia. Perché, frantonio, voi lavorate tutti i giorni festivi compresi? No, noi eh, diciamo che lavoriamo fisso da lunedì al sabato, dalle 11.30 a luna facciamo la distribuzione, però già dalla mattina alle 8.30 eh, si inizia già a preparare tutta la roba necessaria, quindi tutto il cibo. Quindi tutta, tutte le mattine, da lunedì al sabato, noi siamo attivi eh, e siamo a disposizione della gente. Poi anche in qualche giorno particolare, tipo anche per esempio l'anno scorso, Uh, nel giorno di Natale e di Pasqua abbiamo distribuito il pranzo normalmente anche con qualche cosa in più di, di dolce, uh, così anche per far sentire uh, il calore della festa anche ai poveri che si avvicinano a noi. Ok, Frattonino, vogliamo dire la, la via precisa in cui magari chi ci sta ascoltando può identificare bene dove vi trovate? Voi siete a Foggia. Allora, siamo, uh, la, 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 allora la parrocchia è piazza dell'Immacolata numero 6, perfetto. Piazza dell'Immacolata numero 6 a dell Piazza dell'Immacolata, piazza dell'Immacolata numero 6 a Foggia, perfetto. Quindi la mensa si trova proprio nei locali della parrocchia. Corregimi se sbaglio. Nei, lo, nei locali della parrocchia, sì, 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 sì. sì. Molto bene. Eh, abbiamo restituito a chi ci segue da casa un esempio concreto di quella che è la sostenibilità cristiana a partire proprio dalle basi, no? quelle del sostentamento che è anche alimentare attraverso il servizio della Mensa dei Poveri San Pio da Pietrelcina di Foggia abbiamo visto sono tante le persone che permettono ai frati di eh, concretizzare questo gesto, gesto d'amore notavo anche la, la particolarità del, del grembiule è molto bello che indossano i volontari, I volontari. con il nome e il logo e il sì. volto di Padre Pio sul petto Frantonio, noi... Vi ringraziamo per il prezioso lavoro che fate e quindi vi auguriamo di, di proseguire su questa scia e magari la prossima volta fra Italo, li andiamo proprio a trovare. Invitateci a pranzo, no? vogliamo venire a pranzo da voi, magari eh, facendo... Ma, magari. E ripetendo questo appello, insomma, chiunque abbia necessità ora ha un luogo, un indirizzo, ma soprattutto anche chi vuole partecipare come volontario e in prima persona impegnarsi in quest'opera bellissima di ecco, mettersi a servizio è un, un luogo dove poterlo fare. Io alcuni anni fa ho prestato servizio volontario alla mensa dei pori della Caritas, eh, alla stazione Termini di Roma ed è effettivamente un'esperienza che ti segna e quindi la, auguro a tutti di poter dare una mano alle persone bisognose che poi nella mensa, in una mensa, vengono a chiedere appunto eh, le, il minimo indispensabile per, per poter sopravvivere. Grazie Fra Antonio e quindi questo, a voi. questo non è un addio ma un arrivederci. Eh, eh, sì, eh, che può essere anche disponibile anche per altre persone che vogliono veramente buttarsi eh, nel, nel fare del bene, perché veramente è una, un, una grande occasione. Noi io con Francesco Botalico, che è il responsabile diciamo, della mensa, abbiamo avuto questa fortuna e eh, ci piacerebbe che anche altre persone scoprissero che, quale, che fortuna si ha nel stare vicino a questi poveri, a questa gente bisognosa. Molto bene, noi siamo arrivati alle battute conclusive della puntata odierna della regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, per cui salutando fra Antonio Lauriola, in realtà salutiamo anche tutti quanti voi, fra Italo ci dando, salutiamo, anche noi. Ci salutiamo anche noi, ovviamente dandovi appuntamento a lunedì prossimo quando eh, commenteremo quello che eh, succederà ad Assisi nei prossimi giorni, quando il Papa avrà già eh, pubblicato l'integrazione all'enciclica Laudato Si e quando con ogni probabilità sarà con noi anche il professor Giuseppe Pio Macario a cui affideremo ecco anche la, la possibilità di entrare in maniera più approfondita in questi temi e la prossima settimana invece chi ci sarà come figura ecclesiastica? E sono sorprese, sono sorprese, non possiamo dire non tutto, tutto. Eh, mamma mia non svegliamo tutto, molto bene grazie Fra Italo e quindi l'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao a tutti, ciao anche a Frantonio, a tutti i volontari e lì, le persone che pace danno bene. il loro contributo alla mensa. Un grande abbraccio e saluto di pace e bene e arrivederci a lunedì.